Da quando ho iniziato a fare il critico d'arte più di 40 anni fa, ho visto migliaia di immagini, ma un artista in particolare mi ha sempre affascinato. Lo spagnolo Francisco Goya. È uno degli autori più radicali di tutti i tempi. Per anni ho cercato di scrivere un libro su di lui, senza riuscirvi. Poi, in una circostanza del tutto particolare, Goya si è impadronito di me. Quasi 3 anni fa ho rischiato la vita in un incidente stradale. 6 settimane in coma, mesi di ospedale. Non c'era luce, né l'immagine di Gesù che mi sorrideva. Solo tenebre e allucinazioni. E le creature sbeffeggianti della fantasia di Goya. Le prostitute, le duchesse e le streghe, i preti corrotti. Tutti ridevano di me, sicuri che questo sventurato straniero o prigioniero nelle rovine del suo corpo non sarebbe mai entrato nel loro mondo, il mondo di Goya. Eppure l'essere stato vicino alla morte mi ha avvicinato a lui. Spero che avessero torto. I want to think of this film as a journey, a sort of journey into a country that I've never explored enough and yet which has always fascinated me. The name of that country is Goya. And he's a country because he includes so much. He's got such enormous range. There's such a huge diversity of feeling and sensation and type and character in him. For a long time now, he's haunted my dreams. For a long time now, I've wanted to understand him. To me, he's one of the defining figures of the 19th century because he looks forward into the 20th and he tells us what we have in common with our past and with our ancestors. There are other artists who do this. Beethoven is one of them. Dickens is another. But in the visual arts, in that department, Goya reigns supreme. Ecco un suo autoritratto dipinto nel 1792, all'età di 46 anni. L'artista indossa un giubbino da torero. Per Goya nell'arte si rischia come nella corrida. È anche un'affermazione, sono un duro, come lo erano i pittori negli anni 60 che indossavano il giubbotto di pelle nera. Sono un duro, ci so fare, sono un uomo del popolo. Chi era il popolo di Goya? Praticamente chiunque vivesse a Madrid tra il XVIII e il XIX secolo. E si potrebbe dire tutti noi oggi. I temi di Goya sono i nostri. Sono attuali come se fossero stati dipinti ora. Il mondo è un luogo dove accadono cose orribili. Non aveva paura di dirlo. Sapeva che era così. Al tempo le visioni della sua fantasia erano ritenute scioccanti e ancora oggi spaventano per la brutalità e l'immediatezza. Goya è una presenza costante nell'arte contemporanea. C'è lui dietro la straordinaria premonizione di Dalí della guerra civile. Secondo me è questa e non la Guernica di Picasso, l'opera più grande ispirata da quel disastro. È un genio, è un punto di riferimento per molti artisti, incluso il pittore americano Leon Golub. This guy was born on the wrong side of the world somehow, okay? And he was clever enough and smart enough and skillful enough, tough enough, that he could play the world's game. So he could do the kind of things that were necessary in order to prove himself. But there's something else in him. You see, there's this... What is it? This wildness. There's a wildness in him. It shows in his paintings. He's a rum character, you know. He's all over the place. You can't grab him. You can't grab him. No, because he bites. He's a dog. That's right. That's right. He bites. È proprio la difficoltà di classificarlo che rende Goya sempre vivo e attuale.
pittore di corte, satirico, reporter di guerra, brutale e raffinato insieme. Si nutre di cultura popolare, ma non è un semplice uomo del popolo. Le sue cronache sono sempre moraleggianti. È originale e imprevedibile. Due dipinti sullo stesso soggetto evidenziano come la sua arte si sia trasformata nel corso della sua lunga carriera. Potrebbero essere di due pittori diversi, Luce e Tenebre. Qui ritrae la sagra del giorno di San Isidro. Migliaia di cittadini vestiti a festa si riuniscono su una collina fuori Madrid e fanno un picnic. Sembra quasi una scena impressionista. Le ragazze con i parasole bianchi, gli uomini in abito elegante, l'atmosfera mondana e allegra. Si percepisce quanto Goya desiderasse appartenere a questa Madrid. 30 years later, he returned to the same theme with very, very different results. This picture here is called La Romería a San Isidro, the pilgrimage to San Isidro. And instead of those happy, fashionable, well-dressed young people, you have this horrible snake of beggars and gypsies and dark figures rolling towards the camera like demons crawling across an ash heap. The landscape is dark and miserable. The faces of the people in front as this crowd rises up to meet you, they're the faces of madmen and hysterics. They have a terrible sort of darkness to them. The whole picture is deeply threatening, deeply irrational, profoundly weird. I mean, you would not want to be out in the open with those characters. You fear they might eat you. Now, that's the difference between the Goya who painted the Pradera with all those young madrileños that he wanted to know and maybe even wanted to make love to, and the Madrid that Goya saw through the filter of his old age and his intense pessimism. Pochissimi artisti si sono evoluti così drammaticamente come Goya. Fa parte dell'enigma della sua carriera che tanto mi affascina e che voglio risolvere. Iniziamo il viaggio dal principio, dagli esordi, nel paese natale. Goya non era affatto un contadino. Nacque in un luogo umile solo perché suo padre vi stava lavorando e sua madre era incinta. Vivevano a Fuendetodos, un paesino vicino a Saragozza, dove sua madre aveva una proprietà. Un paese povero, fatto di case in pietra, come migliaia di altri in Spagna. Ora è una tappa obbligatoria nel pellegrinaggio sulle tracce di Goya. Esa casa era la casa di la madre de Goya, non del padre? No, la familia Lucientes, la familia de la madre. Gracia Lucientes es una familia de aquí, del pueblo, a la que le habían construido esta casa pues, a principios del siglo XVIII. Fue una familia bastante grande, ¿no? Eran unos cinco o seis hermanos. Sí, sí. Ellos tuvieron tres hijos estando en Zaragoza. Sí. Y en el año 1746 fue cuando nació Francisco, que fue el cuarto. ¿Y eso fue la cocina? Sí, esto es la cocina. Sería el lugar donde se hace la vida habitualmente. Aquí en Aragón se les llama también cadieras, si fueran de madera. Non c'ero mai stato, ma non mi sembra significativo. Una casa di pietra con dei mobili che non gli appartenevano. È bello sapere da dove veniva, che beveva acqua, mangiava stufato e probabilmente aveva un gatto. Curiosità del passato.
Di solito si impara poco dai luoghi che hanno visto nascere gli artisti. E Fuente Todos non fa eccezione. A parte per il paesaggio scarno e arido intorno al paese, che diventa parte dello stile delle ultime opere di Goya. Quello che contò veramente nella formazione di Goya fu Saragozza, la capitale dell'Aragona, dove suo padre esercitava il mestiere di doratore. Qui entrò in contatto con i fratelli Bayeu. Grazie a loro fece i primi passi della sua carriera. In seguito ne sposò la sorella, Josefa. Sempre qui ebbe il suo primo incarico artistico, i dipinti religiosi per l'enorme chiesa de El Pilar. Nel 1773 inizia i lavori per dipingere un ciclo di affreschi nel monastero Certosino, che si trova a 20 chilometri dalla città. La notizia è significativa. I Certosini sono noti per essere un ordine monastico chiuso e contemplativo. Praticano il silenzio. I visitatori sono ammessi solo raramente nella loro certosa, chiamata Aula Dei, e le donne non vi sono mai entrate. Per questo solo poche persone hanno potuto vedere queste opere giovanili di Goya, che non sono mai state fotografate. Qual era la commissione? 11 enormi dipinti che illustrano la vita della Vergine Maria. Purtroppo, una volta dentro la cappella, ci si rende conto che delle opere di Goya è rimasto ben poco. Però eso no es de Goya, es una restauración por los artistas franceses. Cos'è successo? Infiltrazioni e trasudamenti. Goya, inesperto, dipinse direttamente sull'intonaco con i colori ad olio. Poi l'umidità ha prodotto delle crepe nel dipinto, l'ha scurito, trasformando il più grande progetto di Goya in un fallimento. Perciò i Certosini, a cui interessava principalmente l'aspetto religioso, assunsero una coppia di artisti francesi per rifare completamente gli affreschi di Goya. L'effetto è strano. Goya ridipinto da due preraffaelliti francesi. Tuttavia, conservano ancora una certa forza riconducibile a Goya. L'unico affresco sopravvissuto completamente suo è la scena del fidanzamento della Vergine. Sebbene sia danneggiato, trasmette ancora la sensazione di grandiosità che l'artista voleva esprimere con quell'enorme superficie dipinta. To me it's fascinating to see how early Goya became Goya. I mean, here he is, he's very young, he's a kid, and you can just begin to see the lineaments of the mature Goya coming out, certain figures, certain themes, things that he brings in for the first time. That tremendous sense of being able to create drama without overdoing it that he had. The looming backgrounds, the shadows, the silhouettes, the alteration of the eyeline, all that is already present. It's like, I don't know, it's like hearing the opening notes of a symphony. Come farà spesso negli anni a venire, e come i pittori che ammirava avevano fatto in passato, Tiepolo per esempio, Goya ritrasse se stesso in alcuni dei dipinti. Avrei voluto un permesso più lungo per restare nell'Aula Dei e studiare gli affreschi, ma la troupe intralciava la meditazione religiosa. Anch'io avrei voluto più tempo per la contemplazione, ma non posso dire lo stesso riguardo al silenzio e alla castità. Nel 1774, finito il ciclo, Goya raggiunse a Madrid Ramon Bayeu e suo fratello Francisco.
che nel 1777 diventerà direttore della Real Fabbrica degli Arazzi. Da allora Goya eseguì una lunga serie di cartoni per Arazzi. Grazie alle parentele acquisite, il 29enne Goya era sulla buona strada. Da allora Madrid diventò la sua città. Vi si trasferì e per 40 anni fu al servizio dei suoi re. Ne ritrasse gli abitanti, che fossero mendicanti o ministri. E la maggior parte delle sue opere, un corpus di 130 dipinti, è ancora lì, conservata nel Museo del Prado. Al tempo il mercato degli Arazzi era fiorente. Per produrli, Carlo III mise in piedi una fabbrica che esiste ancora oggi, la Real Fabbrica degli Arazzi di Santa Barbara. Al contrario degli affreschi, gli arazzi potevano essere cambiati. Per tesserli occorrevano dei disegni preparatori e il lavoro di Goya consisteva nel fare quei disegni. Alla lunga trovò il lavoro noioso. I gusti della clientela lo limitavano. Gli richiedevano di comporre idilli, divertenti scenette di vita urbana o campestre, in genere animate dalle classi più povere, per lo sguardo ironico e condiscendente dell'aristocrazia. Fortunatamente, una volta terminata la tessitura, i disegni di Goya sono stati conservati. Così sono arrivati fino a noi e ora quei cartoni, molto più interessanti delle copie in tessuto, sono esposti nel Museo del Prado. Cosa imparò lavorando sui cartoni? Come rendere i dettagli, i movimenti, le espressioni e le pose? Ritroveremo tutto questo nei suoi dipinti corali e nei suoi ritratti. E soprattutto imparò a compiacere un cliente, un trucco indispensabile per avere successo in un mondo artistico basato sul mecenatismo. One of the things that the royal family really liked was picturesque scenes of combat and fighting between the members of the lower class, you know, a bit like watching a dogfight. And this was one of the best of them. It's called the Fight at the New Inn. Now, Spain was sprinkled with these inns, which were scarcely more than sheds. And the idea that it was a new inn, of course, is made ridiculous by the fact that it's so old and broken down. There she is at the entrance, the lady of the house, having hysterics over this barney that's broken out outside. On the right-hand side, there's the origin of it, the card table, with the innkeeper scooping up surreptitiously the cards and the wages that are still lying on the table. And it's been a fight between some new arrivals. One of them's biting another, and they're scrabbling around on the ground, and they're beating the living daylights out of one another. And, you know, this is by implication, of course, not the way the gentlemen settle these matters, but that's part of the point of the picture. These are not gentlemen, they're lower class Spaniards, and that is very diverting for the upper class Spaniards to see on their dining room wall. You have to prove yourself at a certain level in some of these societies, you know? Okay? And then you start introducing, not even deliberately, but because this is who you are. Suddenly they're faced with a sort of an expression which a little bit more diabolical. And there you are coming out. I temi dei cartoni per gli arazzi non sono tutti così divertenti. Qua e là, ecco le avvisaglie del Goya più cupo. Prendiamo il chitarrista cieco, ad esempio. Per gli estimatori di Velázquez, il grande precursore di Goya, era un soggetto familiare.
I pittori rappresentavano continuamente nani e storpi, ma il vecchio cieco di Goya esprime una forza che va oltre la pietà. Questa persona ossuta non andrà via quando gli avrai lanciato una monetina, come molti dei suoi futuri fantasmi e come il galante turista dal cappotto giallo si appresta a fare. Il 1788 fu un anno cruciale per Goya. Carlo III muore e gli succede suo figlio, Carlo IV, che regnerà per quasi due decenni insieme alla consorte Maria Luisa di Parma. Carlo nominerà Goya primo pittore di camera, un incarico che gli aprirà la strada del successo. Negli anni successivi Goya sarà colpito da una terribile malattia e la Spagna sprofonderà nell'incubo dei disordini e della guerra. Ma al tempo, con le sue 1200 stanze, quanto doveva sembrare sicuro quell'enorme palazzo a Madrid? E quanto incrollabile la grandezza dei suoi monarchi che Goya ritrasse ripetutamente. Carlos, il cavaliere maldestro a cui niente piaceva più della caccia, senza alcun interesse per la politica. Goya lo dipinse in tenuta da caccia, accanto al suo segugio che, notate, ha le lettere G-O-Y-A sul collare. Maria Luisa, l'impetuosa principessa italiana, non era un genio, ma sicuramente la donna più chiacchierata di Spagna. Si sparse la voce che i ritratti di Goya della coppia fossero caricaturali. Ever since the French writer Théophile Gautier called this portrait of Carlos IV and his family a picture of the corner grocer who has just won the lottery, people have had the idea that in some way Goya was satirizing these subjects of his. Of course, it's complete nonsense. You did not manage to keep a job or make any money as an official court portraitist if you were satirizing the people that you were painting. In fact, every single one of the figures here was the subject of several preliminary studies, which the sitter would then see before. No, no, this is not a send-up. This is actually, if anything, an act of flattery. For instance, on the left, in the blue suit, we have one of the most odious little toads in the entire history of Spanish politics, the future King Ferdinand VII, the then Prince of Asturias, who Goya actually manages to almost make quite regal. God knows how he did it, but he did. This is very much an act of homage. It is very much an act of respect, almost verging upon an act of flattery. Cala la sera a Madrid e al Prado si inaugura una nuova mostra di Goya intitolata Goya e le sue donne. Un argomento molto vasto e, anche perché patrocinata dalla regina di Spagna, i biglietti vanno a ruba. Si possono ammirare i numerosi ritratti femminili di Goya. Bellezze incantevoli, storpie rugose, duchesse, lattaie e majas. Vedendo la mostra ci si rende conto che non gli era sfuggito niente. Nessun dettaglio dell'abito, del trucco o dell'acconciatura. Nessun gioiello, nessun gesto. Era uno dei più grandi interpreti della femminilità che l'Europa abbia mai conosciuto e di gran lunga il più grande che la Spagna abbia mai avuto. Tuttavia, in questa gara di sguardi manca una giocatrice. Vamos a
Da 50 anni è chiusa nell'ultima delle stanze maestose di un altro palazzo. Il rapporto tra lei e Goya suscitò più scandalo e pettegolezzi di qualunque altra relazione nella storia dell'arte. Maria del Pilar Teresa Cayetana Alvarez de Toledo, the 13th Duchess of Alba, was not, by any stretch of the imagination, an intellectual like some of her friends in Madrid. But she was a wonderful dancer, she was extremely beautiful, and a visiting Frenchman remarked in a book that he wrote on his travels in Spain that there was not a hair on her head that failed to excite desire. And she was a fairly hairy girl. Goya ritrasse la duchessa per molti anni, a volte catturandola nell'intimità della pettinatura e del trucco. Il mito che tra i due vi fosse una relazione durò molti anni. Purtroppo non c'è nessuna prova che lo confermi. Forse si trattò di pura fantasia. Sebbene alcune donne amassero le avventure con i geni, non c'era motivo per cui una donna così bella e famosa dovesse avere una relazione con un uomo con il doppio dei suoi anni. Io direi di considerarla un'amicizia. Il fatto è che Goya non doveva pensarla allo stesso modo. Deve esserne stato attratto come un segugio che sente l'odore della preda. Credo che la desiderò con la passione e la frustrazione che gli uomini della sua età e della mia possono provare per una donna molto più giovane. Le fece un ritratto che conservò sempre con sé. Non uscì mai dalla casa dell'artista e lei forse non lo vide mai. Alle dita porta due anelli con il suo nome e quello di lui. Indica due parole scritte sulla sabbia ai suoi piedi. Solo Goya. Ma è una sua fantasia, non della duchessa. Questa è la cosa triste. A Goya piacevano le donne dell'alta società, ma il majo che era in lui era attirato dalle majas, le ragazze di strada scaltre e stizzose. È da lì che proviene questa donna che ti squadra dal letto. Anticipa l'Olympia di Manet. I wish there was a little bit more pink on the right nipple. It's hardly a surprise that a great deal of fantasy surrounds this picture. The naked Maja, one of the most famous nudes in the world, and actually Spain had almost no tradition of the nude, and Goya was, to a degree, breaking the mold when he made this gorgeous girl. However, it's got absolutely nothing to do with the Duchess of Alba. Everybody thinks it does, but actually, in the year that Goya painted her, the Duchess of Alba herself was 40 years old and beginning to die of the breakbone fever, which eventually took her life away. This is not a portrait of a 40-year-old woman suffering from dengue fever and tuberculosis. Probably, it is a picture of the mistress of the Prime Minister, whose name was Godoy, and who was madly enraptured with this Malagan cutie called Pepita Trudeau. This, I am sure, is actually Pepita. I've often thought what my feelings about the subject are. They are, of course, naturally of admiration for the formal qualities of the painting, but in reality, they are of unmodulated lust. What I would really like to do, were it possible, and alas, neither time nor the guards of the Prado would permit it, would be to hop in there like a bee getting into a peony and have a wonderful afternoon.
All'inizio Goya era molto felice a Madrid. Lavorava per gente importante. Per la prima volta nuotava nell'oro e si vantava con il suo amico d'infanzia di Saragozza, Martín Zapater, che guadagnava 15.000 reali all'anno come pittore di corte. Aveva una nuova e meravigliosa carrozza inglese. Era l'invidia della città. Ma poi la situazione precipitò. Alla fine del 1792, mentre si trovava in Andalusia da un amico, Sebastián Martínez, ebbe un improvviso malore. Vertigini, nausea, cecità, rumori nella testa, sordità. Col tempo alcuni dei sintomi scomparvero, ma non la sordità. Per il resto della vita, Goya rimase completamente sordo. Fu una catastrofe. «Posso stare in piedi», scrisse a Zapater, «ma non sento la testa sulle spalle. Non ho appetito, né ho voglia di fare nulla. Non so cosa sarà di me». What did deafness mean for Goya? Well, it wasn't a simple answer. On the one hand, it imprisoned him. It put him right in the dungeon of the self from which he could not communicate with people outside. No more conversation, no more jokes. On the other hand, it liberated something in him. It turned him away from being the court portraitist, the court painter that he otherwise might have remained, into this amazing topographer of the inner self, of everything that had to do with hallucination and madness, craziness and fear. He recovers again life, but something has changed inside. He always wanted to be free. And he says that in his letters, right? Free from what? Free from working to all these ladies that he had to work for example. But or, some of them he clearly enjoyed. Yeah, he might enjoy, but, you know, he says that in his letters, right? He only paints for the high aristocracy and nothing else, or for his friends. And that's what he wants. He wants campicos y buena vida. That means my field, my field, my property, my in the fields, and buena vida, and a good life. Yes. That's what he wants. And for that, he was trying to get it, you know, with his money, with his shares in the Bank of Spain. He was trying to get that. And when he's ill, it's a starting point for that, you know. He begins to do his paintings without commission, to sell them freely. His drawings to make prints, to make money. Yep. And to express his own ideas. And, you know, he is a new man, a modern painter, a modern artist. Alcune delle opere che Goya fece subito dopo l'insorgere della sordità sono esposte alla Real Academia de San Fernando a Madrid. Vederle è come camminare sul fuoco. Se si volesse indicare un periodo in cui si sono poste le basi dell'arte moderna, questo è sicuramente nell'ultimo decennio del XVIII secolo, quando Goya dipinse queste opere violente e irrazionali, che sembrano rispecchiare i catastrofici rivolgimenti sociali di quel periodo. Sono di piccole dimensioni. Lui li definiva dipinti privati. Parlano di disastri e luoghi sordidi. L'idilliaco mondo dei cartoni per gli arazzi era come se non fosse mai esistito. Al suo posto c'erano follie religiose, cerimonie orgiastiche e lugubri parate fatte di maschere sinistre e stendardi, come in La sepoltura della sardina. If there's anything Goya did, he was facing his own demons, you know? If an artist faces that,
Then it's going to come through. I think that there were things moving through him, forces moving through him, that were almost ripping him apart. Through his art, he controlled them. He made it work. If he hadn't had his art, he would have ended up in an asylum. Prigioni e manicomi facevano parte delle sue ossessioni. I manicomi nel XVIII secolo non erano riformatori, non offrivano cure. Erano solo discariche, buchi neri, degrado. Goya lo sapeva bene. Intorno al 1760 i suoi zii erano stati rinchiusi nel sanatorio di Saragozza. Forse temeva di avere la pazzia nel sangue? Ecco una scena da un manicomio che chiaramente si prende gioco del mondo del potere e dell'ordine. Il mondo alla rovescia, pazzi vestiti da re, gesti cavallereschi senza alcun significato. In un angolo persino il sesso pervertito, rappresentato da un uomo che pratica la fellazio a un altro uomo. Ma per Goya l'immagine più potente del mondo alla rovescia era la stregoneria. Chi crede nel potere delle streghe oggi? Praticamente nessuno. Chi ci credeva nella Spagna della fine del XVIII secolo? Praticamente tutti. Goya ci credeva? Sì e no. In teoria era uno scettico. Ma i suoi sentimenti più profondi erano legati alla Spagna della magia nera. Non la Madrid francesizzata, ma quella profondamente aragonese. Per me questo volo di streghe è il più significativo dei suoi dipinti sulla stregoneria. Un viandante che cammina su una strada isolata viene tirato su in cielo da tre stregoni. I loro corpi sono sodi e muscolosi, sfidano la forza di gravità, mangiano avidamente come gufi che si nutrono della carne della loro preda. È orribile e assolutamente reale, quasi ordinario. È l'obiettivo di Goya. Tutto questo fa parte del mondo. Si credeva che alcune streghe sacrificassero i neonati come tributo alle streghe più potenti o al diavolo. Oggi tutto ciò non ha senso, ma lo aveva al tempo di Goya, quando la mortalità infantile era elevatissima. La moglie di Goya rimase incinta 20 volte, ma solo un figlio riuscì a raggiungere l'età adulta. Era molto facile credere che esseri maligni rubassero i bambini. Anche chi non ci credeva poteva provare il piacere del brivido legato al culto delle streghe, come noi oggi guardiamo i film su Dracula pur non credendo nei vampiri. Probabilmente è questa la ragione per cui circa un'incisione su quattro della serie I Capricci, una satira sulla Spagna del tempo, tratta della stregoneria. I Capricci sono un capolavoro imprescindibile che ha segnato la storia della satira e lo sviluppo della tecnica di incisione. Nel febbraio del 1799, Goya pubblica un annuncio sul Diario de Madrid che ne anticipa l'uscita. L'autore, scrive l'artista, ha scelto tra la moltitudine delle stravaganze e balordaggini che sono consuete a tutte le società civili e tra i pregiudizi e le menzogne volgari radicati dall'uso, dall'ignoranza e dall'interesse, quelli che ha creduto più idonei a fornire materia di ridicolo e a eccitare al tempo stesso
l'estro dell'artefice. Circa 20 incisioni parlano di stregoneria e circa 25 trattano di sesso, matrimonio, seduzione, prostituzione, rapimento, stupro e in generale delle miserie dell'amore. Non trascura monaci e preti, l'Inquisizione, gli inganni dei ciarlatani e dei medici, le pretese e le manie degli aristocratici. È un atto d'accusa vero e proprio. Non crede che le donne siano buone e fedeli o che gli uomini siano dignitosi e rispettabili, o almeno che chi è al potere lo sia. Non si tratta che di chimere. La divisione tra bene e male non ha più alcun valore. Per Goya, tutta la società di Madrid è coinvolta nei traffici illeciti o, con un eufemismo, negli affari. Io prendo da te, tu prendi da me. Tutti ci rimettono e ci guadagnano qualcosa. I capricci furono un fiasco commerciale. I temi trattati erano troppo delicati perché un pittore di corte famoso potesse affrontarli. Delle 300 incisioni, solo 27 trovarono un acquirente. Il pubblico in cui Goya sperava non era ancora pronto e non l'apprezzò. Well, you know, I've had a lot of success, okay? Of all kinds. At the same time, I have felt that a lot of my work has not been seen. It's been seen, but it's not been seen. In other words, there's a certain kind of avoidance within the art world itself at certain levels to see it. And that's because of its kind of political or aggressive or whatever the hell, you know, we're talking about, attitude. And I think it's not just true of me, it's true of a fair number of artists. Do you think it's true of Goya? Yep. The only way society protects itself, finally, is by not seeing them. Then when the artist has departed and the situation's over, then they can say, ah, yes, we understand you. What a master. What? What a master. Yeah. And then it partly moves, it's partly recognized politically, but it's sort of set aside after 25, 30, 50 years and so on. Because it's set aside, it permits the general public to look at it with less squeamishness, you see. But if it's right in their face, they don't like to look at it. In un certo senso, realizzando i capricci, Goya si riferiva al modello inglese. In Inghilterra la satira sociale e politica aveva una lunga tradizione. La materia era persino regolamentata dal codice. Hogarth, Gilray, Rawlinson, per Goya erano dei modelli. Ma in Spagna non c'era nessuno come loro. Per la Spagna i capricci erano una novità assoluta. Eppure l'artista si astenne dal fare i nomi dei personaggi politici a cui si riferiva per non incorrere in problemi legali. Probabilmente Il sogno della ragione genera mostri è l'incisione più famosa del ciclo. Qui Goya afferma di credere nella supremazia della ragione, pur riconoscendone la debolezza. Non riesco a immaginare Goya senza i capricci. Non sarebbe più lui. Per me sono come un talismano. I've never been a collector, and that of course is partly because I couldn't possibly afford the things that I like best. However, I really don't think that critics ought to collect anyway.
But there are exceptions to every rule, and I don't see anything wrong with having a few prints by somebody that you admire. And I'm certainly not going to give up my Goyas, of which I have maybe a dozen. Bought back in the 60s for 30 quid each, and treasured by me ever since, not really as objects of investment, because I'm never going to sell them, but as little windows into an artist I revere. You walk in the door and you catch something out of the corner of your eye that you hadn't seen before. It's a kind of intimacy that's worth having. It's like a conversation that gets taken up at odd times when you least expect it. I mean, I love my caprichos. I'm never going to let them go. They tell me something about a man whom I really want to know and probably in the end never will know well enough. Sicuramente Goya non era un ateo. Disprezzava la superstizione, odiava la corruzione dei preti, ma era un credente. Altrimenti non avrebbe potuto portare a termine la sua ultima grande commissione, la decorazione della cupola e delle volte di una piccola chiesa di Madrid, San Antonio della Florida. Goya has to tell in this church wasn't new, it went back to the 13th century, and it probably wasn't true, but my God, is it well told. It concerns St. Anthony of Padua, a Franciscan monk in Italy, who one day received the news that his father, who was living in Portugal, had murdered a man. Now, naturally, St. Anthony didn't believe this, and so he flew miraculously to Lisbon, where he was able to raise the corpse from the dead. And the corpse spoke and had said, "No, it wasn't your father, it was that guy over there." The saint's father was released, and Goya had the opportunity of a lifetime several hundred years later to paint this extraordinary crowd of people all reacting, or in some cases not reacting, to a miracle and creating what was in effect a terrific panorama of street life on a paseo of Madrid high in the sky. La cupola è un enorme teatro delle emozioni. Meraviglia, dubbio, curiosità, pietà. Questi volti sono reali, veri, non abbelliti e idealizzati. Non è una frivolezza religiosa tardo rococò. Semplicemente afferma l'interesse e la fede di Goya nelle persone semplici. A Charles Dickens sarebbe piaciuto molto. Nel 1808 la politica estera spagnola diventò terribilmente complicata. Napoleone riuscì di nascosto a far entrare il suo esercito in Spagna e costrinse Carlo IV, la regina e il figlio Ferdinando ad andare in Francia, dove furono imprigionati. Poi Napoleone fece salire al trono a Madrid suo fratello Giuseppe con l'aiuto dell'esercito francese. Il popolo di Madrid si ribellò. Il 2 maggio 1808, a Puerto del Sol, la piazza principale di Madrid, si scagliò armato di coltelli e bastoni contro un gruppo di mercenari di Napoleone. Il giorno successivo, l'esercito di Napoleone rastrella la città. Ogni individuo sospetto, senza essere processato, viene passato per le armi. Il 2 e il 3 maggio divennero date simboliche. Segnarono la rinascita dell'identità spagnola, l'inizio della guerra di liberazione nazionale che gli spagnoli vinsero nonostante avessero di fronte la più grande macchina bellica d'Europa. Goya fu il poeta tragico di quegli avvenimenti, il primo reporter di guerra della storia dell'arte. Inizia una serie di incisioni intitolata Le conseguenze fatali della sanguinosa guerra contro Bonaparte in Spagna con altri capricci enfatici. È conosciuta come I disastri della guerra. Goya allora aveva 62 anni. Era troppo vecchio per fare il corrispondente di guerra. Una figura professionale che, del resto, ancora non esisteva ed era troppo sordo per sentire gli spari. «Io lo vis,
Io l'ho visto, incise sotto una tavola di rifugiati che scappavano da un paese. Forse non lo vide. Non può aver assistito alle esecuzioni, alle torture, agli stupri che incise senza rimanerne vittima. Però voleva che sembrassero vere e per questo creò il reportage ante litteram. Possiamo leggere le sue incisioni come se fossero delle foto giornalistiche scattate prima che fosse inventata la fotografia. Per Goya l'arte è testimonianza. La sua forza sta nell'immediatezza. L'arte è una menzogna al servizio della verità. L'artista finge di essere lì, di aver assistito a quei fatti terribili e inimmaginabili. I was researching Goya's prices the other day, and one of the things that really amazed me, the cheapest prints of all, believe it or not, are the Disasters of War. Even now. Even now. Because they're the ones that and people... And they're the greatest. And they're the greatest. Nobody wants, except a few maniacs, nobody wants to look at ugly things, okay? We recognize that our lives are relatively short. We want to have pleasure, okay? We want to have some orgasms here and there, you see? We want to enjoy some landscapes, okay? We want to enjoy automobiles and the whole business, okay? Why the hell do I have to look at this junk for? Do you enjoy looking at Goya? Yes, sure. Do you enjoy looking at the Disasters of War, at the black paintings? Absolutely, and I think they're beautiful. Goya ci porta a credere che quello che rappresenta sia accaduto. Ecco perché i disastri commuovono ancora. In guerra la retorica non serve. La fotografia ci ha abituati al disastro, alle catastrofi come quella dell'11 settembre 2001, riprodotta in centinaia di migliaia di immagini, amatoriali e professionali. Un mosaico colossale. Al tempo di Goya, le testimonianze dal vivo erano rare. E queste immagini erano semplicemente impossibili. Solo con lo studio si comprende quanto i disastri siano elaborati. Ecco perché credo che Goya sia il padre dei fotoreporter di guerra. Riusciva a guardare dritto nelle fauci della bestia senza distogliere lo sguardo. Goya non ha mai guadagnato un centesimo dai disastri. Furono pubblicati solo nel 1863, decenni dopo la sua morte. Dall'inizio alla fine della guerra non percepì nulla del salario che gli era dovuto come pittore di corte. Dopo la vittoria, le sue finanze avevano bisogno di una commissione importante. Così chiese di poter dipingere gli episodi salienti dei fatti del 1808. Ecco quindi lotta contro i mamelucchi, il 2 maggio per brevità, e la fucilazione alla montagna del principe Pio, il 3 maggio, che terminò nel 1814. Il 2 maggio è una caotica baraonda. È una lotta fatta di rabbia e paura. Guardate il ragazzo sulla destra. Ha paura. Non sa se affondare il coltello. See, what's interesting to me about a lot of his paintings is you look at them. Is that there is a solidity to them. They're so physically tangible. So they're right in this world, you know? They're screaming out, but they're right in this world. They're physical, they're tactile, extremely tactile. And it's painted in, often in a very succinct way, and it's extremely brusque. You see a head, and you realize, oh, it's
just a, you can see the skull inside the head, you see? I mean, the structure is there. Per me, dei due quadri, il più bello è il 3 maggio, in cui i sospettati di ribellione sono allineati e giustiziati dalle pattuglie francesi. Goya era a Madrid in quel periodo. Vide le esecuzioni? Non lo sappiamo, probabilmente no. Ma le immaginò con una tale forza che non riesce a togliertele dalla testa. It has such a grand, tragic kind of construction to the whole thing that there's really nothing like it. I mean, it's very simple, and yet at the same time, it has tremendous resonance. The French firing squad, for instance, those anonymous backs leaning forward into the recoil of those big 70 caliber muskets, but you don't register them as people, whereas there's this intense humanity on every face of their victims. And then it all reaches a climax in that little Christ of the people in his white shirt, blazing with light, blazing with defiance, and throwing out his arms in this one last assertion of the primacy of life over death. And, you know, you just can't look at it without the impulse to weep. The extraordinary thing, I think, about the way that he paints the dead in this picture is that the blood is paint, but the paint has that kind of scrabbly, scratchy, half-dried quality that looks as though it actually is blood, as though the application of that pigment to the surface was done by the twitching hands of men who were dying, you know, and whose hands had already been dabbled in the blood. It has this very, very pressing reality. It doesn't try to be beautiful, it tries to be true. I think it's one of the great pictures of all time, by anybody. La corrida non è più lo sport nazionale spagnolo. Ora è il calcio. Ma ai tempi di Goya, il rito dell'arena era il cardine dell'identità spagnola. E oggi, a dispetto di quello che pensano i sedicenti umanitari, vorrei che si conservasse la caccia alla volpe e ancora di più la corrida. Cuando uno contempla las láminas, los grabados de Goya, la tauromaquia, sin duda se retrotrae a una época del toreo que está fielmente reflejada en unas fotografías magníficas, porque realmente lo que hace Goya es retratar una tauromaquia. Goya è ovunque in Spagna. È una passione nazionale. Feste e corride, come questa ronda, il centro spirituale della corrida spagnola, sono dedicate a lui. Goya is the kind of person, the kind of artist that everybody likes in Spain. Everybody feels very close to him. They get him into themselves. I mean, it's like an unconscious thing. His images, his life, his everything. He was very popular at his time. They recognized him in the streets, and he couldn't go out easily because they said, Goya, Goya. Hola, Don Francisco. Hola, Don Francisco, yes. Goya ha ritratto spesso la corrida durante la sua carriera. Faceva parte della vecchia Spagna che nutriva la sua immaginazione. In questo si collocava contro la buona opinione liberale. Gli Ilustrados, i liberali illuminati, volevano che la corrida fosse bandita. E infatti per un momento fu messa al bando da Carlo IV. Si potrebbe anche cercare di bandire il baseball in America con un atto del Congresso. Ma ci sono cose che non si possono estirpare dalla cultura. Francisco de Goya, io credo che ha sido per la tauromaquia il primer gran notario grafico, il primer gran cronista, il primero che ha sabido ver, valorar e luego plasmar el riesgo en un espectáculo que entonces era realmente algo incipiente.
pero que amaba ese espectáculo, que lo entendía perfectamente. Yo creo que si a Goya hay que ponerle algún pero, quizá fuera que no se atreviera a torear. Y Goya lo que hace es expresar su sentimiento, lo que él siente. Y él siente una pasión por ese espectáculo. Porque, repito, que él es torero en el fondo. Nel 1816, quando Goya espose le incisioni de La Tauromachia, la Spagna aveva appena vinto la guerra contro i francesi. Ma non posso non considerare la serie di Goya come l'affermarsi del suo paese. Le 33 tavole descrivono il rituale, ma con una dose di fantasia. Inizia con gli iberici primitivi che cacciano il toro, per arrivare alla corrida moderna con i suoi passi, i suertes e i toreri famosi, che Goya conosceva personalmente. Dipingendo queste scene, Goya dette sfogo alle sue ossessioni. Registrò anche alcuni episodi sensazionali, come quando un toro saltò sugli spalti dell'Arena di Madrid e trafisse a morte un personaggio importante, il sindaco di Torrejón. Un'immagine incredibilmente moderna e potente. Alla gente che si muove frenetica sulla destra si contrappone il vuoto della parte sinistra. Tecnicamente, le corride sono incisioni eccezionali. La narrazione è segnata dalla contrapposizione di due elementi, luce e ombra, sole e oscurità. Da allora nessuno è riuscito a ritrarre la corrida come lui, neanche Picasso. Goya ha più di 70 anni. I giorni di gloria a corte sono passati. Il re Ferdinando VII, un rospo sgraziato, non lo apprezza. E il sentimento è reciproco. La maggior parte dei suoi amici è scomparsa. Sua moglie, di cui non sappiamo nulla, è morta nel 1812. Ma Javier, il suo unico figlio, è ancora vivo. Goya è ancora malato. Non guarirà mai. Nel 1820, all'età di 74 anni, dipinge un quadro memorabile. È l'autoritratto con il suo medico e amico, il dottor Arrieta, un magnifico testamento fatto di abilità tecniche, compassione e amicizia. La satira dei capricci è ormai molto lontana. Sono pochi gli artisti che a quell'età riescono ad essere così intensi. Ci aspettiamo la maturità, ma pochi la raggiungono. Come Tiziano, Goya ci riuscì. Scavando nel profondo di se stesso, fa emergere un'opera grandiosa, terribile, sorprendente. Goya aveva acquistato una fattoria dall'altra parte del fiume, a Madrid. Si chiamava Quinta del Sordo. La casa del sordo. Non per Goya, ma per il suo precedente proprietario, un contadino, anche lui privo dell'udito. Era solo e iniziò a decorare le mura della casa del sordo con i fantasmi della sua immaginazione. Oggi queste opere, tuttora comprese a malapena, rappresentano il vertice della sua lunga carriera. Furono chiamate le pitture nere, semplicemente perché sono scure nel colore e nel significato. Sono dipinte a olio su intonaco, un problema per chi si occupa di conservarle. Sarebbero potute andare distrutte perché alla morte di Goya
la fattoria venne demolita. Fortunatamente, lo speculatore francese che la acquistò fece staccare le pitture nere dalle pareti per fissarle su un supporto di tela. Oggi le possiamo ammirare al Prado. Non formano un insieme narrativo coerente. Vediamo convegni di streghe, pellegrinaggi, vecchie odiose che mangiano una zuppa. Ci sono figure bibliche come Giuditta che uccide il re Oloferne, ma nessun riferimento a Gesù o a Dio. Qui riprende il vecchio tema del pellegrinaggio a San Isidro, ma ora i personaggi gridano, ululano. I loro versi sono quasi animaleschi, eppure non possiamo sentirli. Sono creature afone, come il mondo di Goya, bloccate dall'altra parte del vetro. He's a man at the end of his rope, and yet he's painting it explicitly. He couldn't have continued painting if he didn't start to let these monsters come out. No, because he would have been involved in some sort of an act of self-censorship. Absolutely. And he never censored himself, as far as we know. Absolutely. Well, there wasn't much left to censor. Ecco Saturno, il dio della melanconia, e non a caso il patrono degli artisti mentre mangia uno dei suoi bambini, come nel mito greco. Esiste un altro volto nell'arte europea così affamato e disperato? All'orrore della consapevolezza. Le parche greche si librano nell'aria. Misurano e recidono il filo dell'esistenza umana. E il famoso cane che si sporge a guardare. O forse cerca di alzare la testa sopra le sabbie mobili in cui sta sprofondando. Il pathos che ci trasmette questo cane di Goya è più intenso di quello della crocifissione di Rubens. He's mad at the world, but he's also mad within himself. But he's crazy like an artist, he's not crazy like a madman. He's crazy like a genius. He's absolutely, you know, he's absolutely in control. He's out of control and he's in control. I mean, we can't separate the two with him. It's like this. That's his power. Goya non era più folle dello Shakespeare che descrisse il delirio di Ofelia o di Relier. Era furioso, ispirato, ma nel pieno controllo di sé. Furia e ragione, insieme, fanno il genio. I tell you, I admire him so much, but he also frightens me so much sometimes, because the thing about Goya is his absolute authenticity. You feel that the demons that inhabit his work come absolutely out of the center of his being. They're completely familiar to him. It's like he has breakfast with them. They are what we are, and he shows this with complete lack of any sort of embarrassment or pretense. You know, when you look at the black paintings, that there go I. The two men sunk up
to their waists in the bog, belting at each other with sticks. It could be North and South Ireland, they could be Bosnia, Kosovo, they could be Talibans and Americans, they could be just about any insoluble conflict between human beings, which is brought about by the madness of religion and property. And that's why these are so powerful. They don't propagandize, but they leave you with no choice but to empathize with them and to realize that it could be you, it could be me, and it probably is. Alla fine non poté più sopportare la Spagna di Ferdinando. Nel 1824, a 78 anni, chiese al monarca di poter andare in Francia per delle cure termali. Ottenne il permesso. Non sarebbe più tornato. Morì in esilio. Si stabilì a Bordeaux. Un suo vecchio amico, lo scrittore Moratin, anche lui in esilio, scrisse queste parole. Goya arrivò, vecchio, goffo e debole, senza sapere neanche una parola di francese, ma desideroso di vedere il mondo. Mangiava con noi come se fosse uno studente. Continuava a lavorare senza sosta. Ecco un disegno esemplare. Un vecchio con il bastone, zoppicante, che avanza nonostante la sua infermità. Ci guarda dritto negli occhi. E sopra di lui la scritta della mano tremante di Goya. A una prendo, sto ancora imparando. L'artista morì il 6 aprile 1828. Aveva 82 anni. Fu sepolto a Bordeaux. Nel 1901 le sue spoglie vennero trasferite in Spagna. Nel 1929 vennero spostate nuovamente, questa volta nella chiesa che aveva affrescato a Madrid, San Antonio della Florida. Ora giace sotto i meravigliosi angeli che ha dipinto. O meglio, una parte di lui. Durante il primo trasferimento, qualcuno rubò la testa. Si spera che sia da qualche parte in Spagna. A questo punto dovremmo tirare le somme e chiudere il cerchio. Dovremmo trovare una definizione con cui riassumere il suo lavoro. Non posso farlo. Come altri grandi del suo secolo, Goya non è sintetizzabile. Non c'è nessuna definizione che esaurisca Beethoven o riassuma l'essenza di Dickens. Goya è uno dei pochi artisti che ebbe l'ardire o la follia di parlare dell'uomo e di tutta la sua complessità. Oggi nessun artista è in grado di affrontare uno spettro così ampio. Si ha la sensazione che l'arte sia stata svuotata, sia stata privata dei suoi contenuti. Per Goya, l'arte era lo strumento con cui parlare della natura umana, dei suoi desideri e delle sue paure. Era un assioma e ne trasse le sue conseguenze. Grazie alla sua convinzione, Goya ci ha lasciato il difficile compito di essere all'altezza della sua opera. È probabile che non lo saremo, e lui ce lo dimostra. Quasi 200 anni dopo la sua morte, incontrare Goya significa ancora incontrare se stessi.